Il 16 novembre 1901, nella casa che oggi porta il numero 15, civico 15, nasceva Guido Lionello. Era figlio di Anna De Gobbie e di Antonio, pescatore antifascista. Nel 1920 la famiglia si trasferì a Venezia, alla Giudecca, dove il padre fu negli anni schedato, carcerato e inviato al confino. Guido si imbarcò e aderì a un sindacato clandestino con tutto quello che comportava. Durante una traversata atlantica decise di rimanere negli Stati Uniti. Era il 1930 e l'Italia era ormai un regime. Fu rimpatriato ma riuscì ancora a fuggire. Emigrò in Jugoslavia, quindi in Austria, e attraverso la Svizzera entrò in Francia. Guido Lionello conobbe una nuova espulsione verso la Spagna, dove combatté nelle brigate repubblicane internazionali. Con l'avvento di Francisco Franco, il partigiano Chiozzotto riuscì a tornare in Francia, ma l'occupazione nazista lo internò in un campo di lavoro a vantaggio dell'industria tedesca. I documenti che ne attestano lo stato di prigioniero e i lavori forzati sono stati reperiti da Erminio Bibi in una teca esposta al lager di Dachau e riportati dalla rivista Chioggia. Guido Lionello continuò l'attività sovversiva fino a luglio 1942, quando venne arrestato dalla Gestapo. Nel luglio 1943 cade il fascismo e con l'8 settembre inizia l'occupazione tedesca del nord Italia. Per Guido si aprono le porte di Dachau, da dove uscirà senza vita il 22 maggio 1945, a guerra da poco finita. Le sue spoglie riposano al cimitero di San Michele a Venezia. Da qualche anno il locale comitato dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha avanzato la volontà di installare una pietra d'inciampo nel luogo dell'ultimo domicilio noto di Guido Lionello, affinché chi vi si trovasse a passare fosse portato a chiedersi chi fosse stato e a ricordarne l'esempio. Questa è la funzione delle pietre, corpi solidi ed eterni, e oggi ci siamo arrivati. Grazie all'amministrazione comunale di Chioggia, grazie al sindaco Alessandro Ferro, all'assessora alla cultura Isabella Penzo, alla dirigente dell'ufficio cultura Cristina Penzo per la preziosa disponibilità dimostrata. Grazie al consigliere Davide Penzo, che in prima persona è stato di grande aiuto nella fase di ricerca della residenza di Guido, assieme all'archivista comunale dottoressa Emanuela Sgobbi. È per merito loro se siamo riusciti a individuare e a scegliere il luogo esatto, e per questo il migliore, dove ritrovarci stamane per questa cerimonia di installazione. Grazie al segretario del Comitato Ampi di Chioggia, Giorgio Varisco, che più di tutti ha creduto nel progetto e l'ha fatto proprio, superando ogni difficoltà. Al suo impegno si deve anche l'intitolazione, nel 2002, di una strada al nome di Guido Lionello, qui di fronte, al raccordo con l'Isola dei Saloni. Grazie all'artista Günther Demnig, che ha ideato le pietre d'inciampo e da 20 anni gira per tutta l'Europa per installarle personalmente, venendo a conoscenza dei frammenti di storia comune per ricucire ciò che non può essere dimenticato da chi abita questo continente. Thank you, Mr. Demnig. We are honored by your presence today and glad for the Stolperstein you worked at, a symbol dedicated to one of Chioggia's glorious songs and a warning for the whole community. Thanks for your 20 years activity in sewing Europe's common stories in one. In questo stesso momento a Venezia, l'Iveser sta collocando le pietre incise da Günther, tra cui una in sostituzione di quella trafugata nel 2018. Di recente si ricorderà un danneggiamento al ghetto di Roma, contro la pietra che celebra un esponente della comunità ebraica rastrellata. Ciò dice quanto potente sia nell'era attuale il significato di un piccolo manufatto in ottone di 10 cm per 10. A Chioggia questa è la prima, e assieme all'amministrazione l'Ampi si ripromette di valutare analoghi onori nei prossimi anni per gli altri 31 concittadini deportati e mai più tornati vivi dai lager nazisti. I loro nomi sono scritti sulla stele affissa alla biblioteca Sabadino. Tanti erano militari, una buona parte proveniva dalle frazioni. Erano vicini di casa dei nonni, come il marinaio Giusto Grego, che disobbedì all'arruolamento a fianco dei tedeschi e venne fucilato il 23 aprile 1945, a libertà ormai vicino. Erano ospiti o figli di questo porto di mare, come Paolo Levi, padovano arrestato dai fascisti a Chioggia e deportato nel dicembre 1943, oppure Gemma Bassani, nata fra queste calli, tradotta da Trieste ad Auschwitz. Come Guido Lionello non hanno potuto vivere gli anni dell'Italia libera. Almeno un piccolo quadrato di pietre di ottone lo ricordi per sempre davanti alla sua casa di cittadino del mondo.